Grazie Presidente, io voglio ringraziare il Presidente Simonelli del Municipio per questa dettagliata disamina della situazione relativa a questa scuola, una scuola che, lo voglio ricordare qui in quest'Aula, era stata magnificata nel 2015 dall'allora giunta municipale come la scuola che finalmente veniva data ai cittadini e dove finalmente erano stati messi in atto tutti i lavori per appunto la messa in sicurezza dell'edificio sia a livello strutturale che sotto il profilo igienico-sanitario. Era il settembre del 2015 quando veniva fatto questo comunicato, ripeto, dall'allora giunta del Municipio 15 e a distanza di 2 anni appena questa amministrazione, questa giunta del Municipio 15 si è insediata, ha dovuto fare i conti con un problema di carattere igienico relativo ai soffitti, no, di questa scuola, dove, a dispetto di quanto si legge nel comunicato, appunto quello del 2015, si erano effettuati i lavori di pulizia dal guano dei piccioni. A distanza di 2 anni, io lo ricordo ancora, il Presidente Simonelli con l'assessore alla scuola Pasquale Russo, con grande scandalo, no, del borgo, armati di guanti, tute bianche, mascherine, erano saliti su a ripulire dal guano dei piccioni che veramente avevano creato delle situazioni estremamente insostenibili. Con grande scandalo, no, del borgo, degli abitanti del borgo, perché non si era mai visto un presidente e un assessore che, armati di buona volontà, andavano a ripulire ciò che nel 2015 era stato ripulito e dove avevano ritrovato addirittura i sacchi della pulizia, no, fatta 2 anni prima, ancora giacenti lì. Ma questa è polemica, la polemica non ci riguarda, però è bene che si sappia. Perché è bene che si sappia? Perché prima di fare i proclami è necessario assicurarsi che le cose vengano fatte bene, vengano fatte secondo tutti i crismi, vengano fatte in una maniera idonea da dare veramente delle risposte concrete ai cittadini. Perché dopo 4 anni noi ci troviamo di fronte a una situazione di questo tipo e non è l'unica nel Municipio 15. Io devo ringraziare la giunta del Municipio 15 e i consiglieri di maggioranza perché hanno veramente fatto un lavoro certosino, puntuale nell'affrontare le criticità emerse rispetto a questa scuola, hanno avuto contatti costanti con l'Assemblea Capitolina, con gli assessorati di competenza, hanno avuto contatti, e questo è importante, con la cittadinanza, la quale, come ha detto il Presidente, ancora 1 ora e mezza fa davano informazioni rispetto a quello che si era deciso nell'incontro di venerdì. È bene ricordare che appena emerso il problema, credo il 21 di febbraio, sì, il 21 di febbraio del 2019, i consiglieri presentavano una proposta di risoluzione con la quale si stimolava, se mai ce ne fosse stato bisogno, si stimolava la Giunta a seguire tutti i percorsi che oggi ci hanno portato qui. Quindi le tempistiche sono necessarie, c'è un cronoprogramma di interventi, però le tempistiche devono essere sempre in relazione a quelli che sono i tempi tecnici affinché un qualcosa si realizzi nel migliore dei modi. Quello che è importante è che c'è stato ancora una volta un lavoro di grande sinergia tra municipio,
amministrazione comunale e ufficio scolastico regionale, perché ancora venerdì mattina l'assessore Russo con il presidente del municipio, insieme con la dirigente scolastica ad interim alla Periello, erano all'ufficio scolastico regionale a fare il punto con chi poi è abilitato a gestire realmente le questioni della didattica. Quindi si sono seguiti tutti i percorsi, quindi siamo arrivati a una soluzione, a una, ripeto, a un cronoprogramma veramente dettagliato, con anche le coperture laddove ce ne fossero bisogno. Quindi credo che questa mozione sia veramente intempestiva, sia fuori contesto, perché già il percorso è stato avviato e proprio con l'analisi dettagliata di tutto quanto è necessario, ivi compreso la, come dire, la breve temporaneità dei corsi, dei doppi turni, che sappiamo bene essere estremamente nocivi per gli studenti. Quindi noi ci asterremo da questa proposta, e quindi sostanzialmente è come se dicessimo no.